A Ginevra la E-Division si aggiunge alla famiglia delle Volkswagen elettriche e sarà una parte importante della strategia di mobilità futura del marchio tedesco, che però non comprende soltanto l'elettrico. Facciamo il punto con Fabio Di Giuseppe, direttore marketing di Volkswagen Italia. E-Division sicuramente è un altro dei componenti di questa famiglia ID, che andrà a comporre una vera e propria gamma parallela a quella che conosciamo oggi di Volkswagen. Sicuramente poi ogni prodotto avrà il suo ruolo all'interno di tutto il mercato mondiale. Sicuramente E-Division, che è un bellissimo esperimento, soprattutto in termini di interfaccia con l'utente, con la realtà aumentata, con gli HoloLens, è comunque un prodotto da 5,16 m, che vede quindi nel mercato italiano non proprio il principale focus. Sicuramente il mercato italiano sarà più concentrato sulla prima che arriverà, che sarà Volkswagen ID, quindi una vettura su delle dimensioni di una Golf, ma grazie alla piattaforma elettrica con le dimensioni interne che sono quelle di una Passat, quindi molto molto spazio e anche in questo caso un'interfaccia utente completamente rivista. Addio ai pulsanti, addio ai cavi, addio a qualsiasi cosa che non possa essere o touch o gestuale, quindi assolutamente avanzata come interfaccia. È un'autonomia che toglierà quella che è oggi l'ansia di ricarica, perché parliamo di autonomie comprese fra i 400 e i 600 km, quindi a tutti gli effetti una vera e propria autonomia da serbatoio tradizionale. Se parliamo di tradizionale, non trovano la Premier oggi qui a Ginevra, ma di certo siamo nel primo anno pieno di lancio sia della nuova Polo che della nuova T-Roc. Prodotti che, insieme a una gamma estesa del gas metano che abbiamo oggi sia su Polo che su metano, che sia su Polo che su App che su Golf, ci hanno permesso per esempio comunque nel mese di febbraio di essere il primo costruttore in Italia, anche prima di Fiat, nel mercato dei privati. Questo sicuramente grazie alla forza dei prodotti nuovi che abbiamo lanciato negli ultimi saloni dello scorso anno e che trovano nel primo trimestre dell'anno il compimento, il primo anno vero di vita. Un crossover compatto, quello che vediamo alle nostre spalle, il T-Roc, adatto al mercato italiano sia nelle motorizzazioni che nelle dimensioni, con un bagagliaio assolutamente da primato nella categoria e anche in questo caso tutto quello che è l'assistenza, la sicurezza, le ultime tecnologie in termini di mantenimento della carreggiata, frenata automatica, cruise control adattativo con il radar per mantenere a distanza, sono di serie sulla vettura. Poi troviamo anche delle piattaforme tecnologiche di infotainment come i touchscreen da 8 pollici, l'Active Info Display, una superficie quasi un tablet davanti ai nostri occhi invece del precedente cruscotto. A questo sicuramente, che è stato un bel blocchetto in termini di volume che si è aggiunto a partire da quest'anno, Polo si sta ridefinendo come la vera regina del segmento B, quindi il segmento delle city car in Italia. E il metano, la disponibilità del metano ha sicuramente rilanciato nuovamente questa vettura e pensiamo che possa essere veramente il giusto traghettamento alla famiglia ID, quindi all'elettrico. Motori tradizionali molto efficienti, benzina e diesel, un'ampia gamma di motorizzazioni a metano, dall'App alla Golf, un ibrido diciamo 2.0, quindi plug-in con 50 km di autonomia disponibili in elettrico, disponibile sia su Golf che su Passat, e questo è giusto traghettamento a quello che vediamo oggi presentato qui, che sarà poi la famiglia ID che arriverà nei prossimi anni.